Mazara, controlli della polizia sul territorio, arrestate due persone. Trapani, individuato e arrestato il presunto autore di una rapina in gioielleria. Trapani, le fiamme gialle fanno il bilancio dell'attività condotta nei primi 5 mesi del 2016. Mazara, guasto a un passaggio a livello, rallentamenti e cancellazioni sulla linea ferroviaria. Mazara, furto al comune, il Movimento 5 Stelle presenta un'interrogazione in consiglio comunale. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. Azione congiunta delle forze dell'ordine contro l'abusivismo commerciale in città. Nella mattinata di oggi, personale della Capitaneria di Porto, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Municipale e della Polizia di Stato hanno effettuato un'operazione congiunta in piazzetta Scalo, dove maggiormente insiste il fenomeno dell'abusivismo commerciale. I controlli, secondo l'ufficio stampa del comune, avrebbero avuto un buon effetto deterrente. Nei prossimi giorni azioni del genere verranno nuovamente effettuate al fine di evitare il ripetersi di questa forma di abusivismo che vede un costante impegno delle forze dell'ordine sia dal punto di vista preventivo che repressivo. La polizia di Mazara ha arrestato due persone, i particolari nel servizio. Due persone sono state arrestate ieri dalla polizia di Mazara del Vallo. In entrambi i casi si è trattato di arresti effettuati in esecuzione di altrettanti provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. Il primo provvedimento è stato emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo nei confronti del 23enne mazarese Antonino Quinci. Il giovane deve scontare in carcere una condanna definitiva a 1 anno e 2 mesi di reclusione per i reati di furto aggravato in abitazione e ricettazione. Il secondo provvedimento invece è stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo nei confronti del 47enne castellammarese Salvatore Biondo, condannato in via definitiva alla pena di 9 mesi di reclusione e 3 mesi di arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali dolose e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. E ancora, nell'ambito di alcuni controlli del territorio, gli agenti del commissariato mazarese, in collaborazione con i colleghi del reparto prevenzione crimine di Palermo, hanno identificato circa 100 persone e controllato circa 50 veicoli. In tale occasione, inoltre, è stato utilizzato il sistema informatico Mercurio, da qualche mese in dotazione agli equipaggi in servizio di controllo del territorio, che attraverso un sofisticato hardware monitora le autovetture che vengono incrociate, permettendo di analizzarne il numero di targa in tempo reale e segnalando così tempestivamente se il mezzo sia stato oggetto di furto. A Trapani invece la polizia ha arrestato un trentenne per rapina. Il servizio. La polizia di Trapani, in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, ieri ha arrestato il trentenne Carmelo Alogna. L'uomo pluripregiudicato e accusato del reato di rapina aggravata in concorso. Sarebbe stato il trentenne, in particolare nell'agosto del 2015, secondo l'accusa, con il volto coperto da un casco da motociclista, a introdursi in un negozio dedito alla vendita di oggetti in oro in via Fardale. All'interno dell'esercizio commerciale, il trentenne avrebbe minacciato la commessa con un'arma avrebbe preso soldi preziosi. Nella circostanza era stato arrestato il complice dell'uomo che fungeva da palo, mentre il presunto rapinatore era riuscito a scappare. Le successive indagini, condotte attraverso anche la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e una traccia ematica compatibile con il profilo genetico del trentenne, hanno portato all'individuazione di Alogna da parte della polizia. Nel corso di alcuni controlli del territorio, poi, gli agenti della squadra mobile trapanese hanno individuato 3 parcheggiatori abusivi nei pressi dell'ingresso della funivia Pererice. Ai 3 parcheggiatori sono state elevate sanzioni amministrative e sono stati sequestrati 200 euro, ritenuti il provento dell'illegittimità. Ieri la Guardia di Finanza ha celebrato l'anniversario della fondazione del Corpo. Per l'occasione, il Comando Provinciale di Trapani ha diffuso dati per i primi 6 mesi del 2016. Il servizio. In occasione del 242esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Trapani ieri ha reso noto il bilancio dei primi 5 mesi di attività condotta dai vari reparti. Attività svolta principalmente per contrastare l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali, per scoprire eventuali truffe sui fondi pubblici e per il contrasto alla criminalità organizzata.
Sul primo fronte, da gennaio a maggio, la Guardia di Finanza ha concluso 28 indagini di polizia giudiziaria ed effettuato 443 tra verifiche, controlli e altri interventi a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali. Hanno superato quota 1000 controlli per scontrini e ricevute e quota 400 i controlli su strada per il trasporto di merci. Denunciate 43 persone per reati fiscali. Nell'ambito del contrasto all'economia sommersa sono stati individuati 51 soggetti che, pur avendo svolto attività produttive di reddito, sono risultati completamente sconosciuti al fisco. Scoperti anche 94 lavoratori in nero e un lavoratore irregolare. E ancora sono state sequestrate disponibilità patrimoniale e finanziaria per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali per circa 1 milione di euro. E sono state avanzate proposte di sequestro per altri 8 milioni di euro, così come sono state scoperte infine 34 violazioni nel campo delle imposte sulla produzione e sui consumi, con la denuncia di 96 persone responsabili del reato in materia di prodotti energetici. La Guardia di Finanza di Trapani ha poi scoperto casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici, sia comunitari che nazionali, per oltre 27 milioni di euro, con la denuncia all'autorità giudiziaria di 9 persone, di cui 4 in stato di arresto. Sono state individuate frodi nel settore previdenziale per oltre 800.000 euro, con la denuncia di ben 200 persone. Nell'ambito degli accertamenti svolti per verificare sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici sono stati individuati danni patrimoniali allo Stato per circa 700.000 euro. A seguito delle 8 indagini e dei 13 interventi conclusi nel 2016 per reati e altri illeciti contro la pubblica amministrazione, sono state denunciate in totale 20 persone per reati che vanno dall'abuso d'ufficio al peculato fino alla corruzione e alla concussione. Infine, per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, le Fiamme Gialle hanno eseguito 3 accertamenti economico-patrimoniali a carico di condannati e indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, loro prestanome, che hanno riguardato complessivamente 20 persone fisiche e 12 tra aziende e società. Eseguiti provvedimenti di sequestro ai sensi della normativa antimafia di beni mobili e immobili, aziende, nonché quote societarie e disponibilità finanziaria per un valore complessivo di quasi 6 milioni di euro. Inoltre sono stati confiscati, ai sensi sempre della stessa normativa, beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziaria per un valore complessivo di oltre 1.300.000 euro. Cambiamo argomento. Il comune di Mazara del Vallo oggi, che è stato pubblicato sull'albo Pretorio online, il bando per l'assegnazione mediante selezione pubblica di 7 box per il reparto ittico del mercato agroalimentare situato nella zona del Porto Nuovo. Le richieste dovranno pervenire entro le 13 del 9 luglio. Tornerà a riunirsi il 30 giugno il Consiglio Comunale di Mazara del Vallo. Il presidente Vito Gancitano ha convocato una seduta ordinaria che prenderà il via alle 16. All'ordine del giorno sono stati inseriti 36 punti, tra questi il riconoscimento di 2 debiti fuori bilancio e la prima relazione annuale del presidente del Consiglio Comunale sull'attività svolta dal 27 giugno 2014 al 27 giugno 2015. Completano l'ordine del giorno ben 29 mozioni e 2 ordini del giorno sulla tutela e la pulizia dell'oasi Capofeto e le trivellazioni nel canale di Sicilia. Furto al Palazzo dei Cavalieri di Malta, c'è un'interrogazione del consigliere La Grutta. Sentiamo. In attesa che le forze dell'ordine riescano a risalire all'identità dell'autore o degli autori del furto perpetrato nei giorni scorsi agli uffici comunali di Palazzo dei Cavalieri di Malta, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Nicola La Grutta, ieri ha presentato un'interrogazione su quanto accaduto a Mazara del Vallo. Un atto ispettivo con il quale l'attivista chiede al sindaco Nicola Cristaldi e al presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano di sapere se il giorno del furto le telecamere dell'impianto comunale di videosorveglianza fossero in funzione, se oltre a qualche spicciolo il ladro o i ladri abbia portato via anche documenti. Ufficialmente, va detto, il comune ha fatto sapere che il bottino è stato di qualche moneta contenuta nella macchinetta del caffè presente all'interno del Palazzo dei Cavalieri di Malta. Nella nota diramata dall'ufficio stampa del comune all'indomani del furto non si è fatto alcun cenno a documenti o computer. La stessa compagnia dei carabinieri di Mazara, che sta svolgendo le indagini, ha fatto sapere che è stata sottratta soltanto qualche moneta. Dunque, allo stato attuale non c'è alcun riferimento a documenti o computer. Ciononostante, però, visto e considerato che nel palazzo in questione sono allocati, per esempio, l'ufficio tecnico e altri uffici,
e vi sono documenti e fascicoli di una certa importanza, il consigliere La Grutta chiede chiarimenti in che modo eventualmente l'amministrazione comunale intenda procedere per la tutela degli interessi legittimi dei cittadini. Estate marsalese, il Comune intende coinvolgere artisti, imprese, associazioni, enti e organismi culturali nella stesura del programma. A tal fine è stato emanato un avviso pubblico con il quale si invitano i soggetti esterni a manifestare il loro interesse e compartecipare alla realizzazione del calendario degli eventi che animeranno il territorio comunale. Le proposte devono pervenire al Comune entro il 30 giugno. Si terrà anche quest'anno Beach Cleanup, iniziativa organizzata dall'Associazione Culturale Gruppo Musa per la pulizia dei fondali marini dell'Arenile del Comune di Petrosino. L'iniziativa, realizzata con la collaborazione dell'Associazione Pesca Sub di Marsala, si terrà domenica a partire dalle 8.30 con il raduno dei partecipanti in piazza Biscione. Guasto a un passaggio a livello a Mazara, cancellati 3 treni, particolari nel servizio. Altra mattinata difficile per i pendolari della provincia di Trapani. Questa volta è stato un guasto avvenuto a un passaggio a livello in territorio di Mazara del Vallo a causare numerosi disagi ai viaggiatori che ogni giorno utilizzano il treno sulla tratta che va dal capoluogo a Castelvetrano. Il traffico ferroviario ha subito rallentamenti a partire dalle 6 con buona pace degli incolpevoli pendolari. Ne hanno fatto le spese, per così dire, i treni 86-24 che ogni giorno parte dalla stazione di Trapani alle 6.55 e i treni 86-23 e 86.31 in partenza entrambi da Castelvetrano rispettivamente alle 6.19 e alle 8.30 che sono stati cancellati. Altri treni hanno accumulato corposi ritardi come nel caso del treno 86.21 partito dalla stazione di Castelvetrano alle 5.30 e giunto a Trapani con un ritardo di ben 80 minuti. Ritardi compresi tra 31 e 58 minuti hanno accumulato altri 3 convogli di Trenitalia, l'86-22, l'86-25 e l'86-29, sempre sulla tratta Castelvetrano-Trapani. La circolazione ferroviaria è poi tornata alla normalità a partire dalle 9. Il distretto produttivo della pesca di Mazara parteciperà domani e domenica alla seconda edizione del Festival del Pesce Azzurro organizzato dalla Proloco di Marzamemi. Nel corso del convegno di apertura domani alle 18.30 sarà presentata la prossima edizione, la quinta di Blue Sea Land, che si terrà dal 5 al 9 ottobre a Palermo e Mazara del Vallo, che avrà come tema il cluster dei distretti e di Blue Economy come strumenti di prevenzione dello spreco alimentare. Verrà inaugurato domani il nuovo ambulatorio di uroginecologia nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. L'evento sarà preceduto dall'incontro sul tema incontinenza urinaria. L'ospedale incontra il territorio donne e professionisti a confronto, che si terrà nel Palazzo Ulivo della Cittadella della Salute a partire dalle ore 9. Un campo di basket all'aperto nella via Peppino Impastato, realizzato in un'area comunale di pertinenza del plesso Rizzo Marino del quarto circolo didattico a Mazara, lo ha reso noto oggi il Comune. L'iniziativa è stata realizzata con la collaborazione della Virtus Pallacanestro Mazara e della dirigenza scolastica. Lunedì alle 16.45 il campetto sarà aperto. Sarà inaugurata domani l'entrata al parco archeologico di Selinunte dalla borgata di Triscina. Sentiamo. Appuntamento a domani pomeriggio alle 17.30 per l'apertura dell'ingresso al parco archeologico di Selinunte, quello del lato ovest che si trova nella borgata di Triscina. Oltre al sindaco di Castelvetrano Felice Errante, all'inaugurazione saranno presenti anche il progettista dell'opera Giuseppe Guerrera, il direttore del parco archeologico selinuntino Enrico Caruso e la sovrintendente bene culturale di Trapani Paola Misuraca. I lavori sono stati realizzati con un finanziamento ottenuto dalla precedente amministrazione nell'ambito del Fondo Europeo per lo sviluppo regionale 2007-2013. Oltre ai locali per la biglietteria e per il personale, sono stati realizzati dei locali commerciali che l'amministrazione Errante, attraverso un bando pubblico, ha destinato a 7 attività commerciali che apriranno i battenti domani e che spaziano dalla ristorazione alla logistica e souvenir e che hanno creato anche vari nuovi posti di lavoro.
È stato eletto il nuovo comitato pro festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata Strasati. A presiedere il comitato, che avrà anche il compito della realizzazione della fiera meccanico-agricola, il parroco Don Giacomo Marino. Gli altri componenti sono Antonino Giacalone, Elisa Titone, Giovanni Giacalone, Patrizia Frisco, Piero Genna, Irene Sciacca, Giuseppe Piccione, Nicoletta Parinello, Gianclaudio Genna e Antonino Maltese. Il nuovo comitato, che si è già insediato, rimarrà in carica per il triennio 2016. 2018. A conclusione dell'anno di attività, allievi docenti della Scuola Teologico Pastorale, Una Casa per Narrare, si ritroveranno domenica per una giornata di condivisione a Cussonacci. Dopo un momento di accoglienza e il passaggio per la Porta della Misericordia presso il santuario di Cussonacci, a mezzogiorno si terrà la celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio poi una riflessione su Narrare la fede, la formazione teologica e pastorale dei laici, a cura di Don Vito Impellizzeri, docente alla Facoltà Teologica di Sicilia. Uno scambio di esperienze e le conclusioni che saranno tracciate dal vescovo della diocesi trapanese Pietro Maria Fragnelli. Con questa volta siamo arrivati al termine del TG Vallo. Per la programmazione in onda sulla nostra emittente, vi ricordo che questa sera alle 21:35 trasmetterà il saggio della Tutù Ballet. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.